Venerdì 18 dicembre, amici di Radio Città Fujiko, bentornati sulle nostre frequenze 103.1 in FM. Io sono Camilla e questo è A Qualcuno Piace Altro, il programma che vi tiene compagnia ormai da 8 anni, pensate, ogni venerdì in pausa pranzo. Ai nostri microfoni oggi sono felice di presentarvi Annika Cerino, fondatrice del centro Sarvas, www.centrosarvas.it, che è un centro di ricerca e formazione di operatori della terapia di aiuto. Buongiorno e benvenuta Annika. Buongiorno Camilla. Ben ritrovata, perché tu eri già stata qui nei nostri studi l'anno scorso. Ricordiamo dunque ai nostri ascoltatori di cosa ti occupi, qual è la tua storia. Dunque, io sono la fondatrice e la direttrice del centro Sarvas, che è un centro di formazione alla relazione di aiuto. Il centro Sarvas è un luogo di ricerca per tutto ciò che riguarda le scienze umane e sociali. Ma è prima di tutto un luogo di formazione in cui vengono formati professionisti della relazione di aiuto, come arte terapeuti, counselor e psicomotricisti. Che cosa offre quest'anno il centro Sarvas in un momento, come sappiamo, di pandemia, quindi delicato per tutti? Anche voi fate corsi online? Sì. Purtroppo sì, perché io dico purtroppo perché la filosofia del centro Sarvas si basa principalmente sulla relazione, sul contatto umano, sul contatto empatico e sul contatto corporeo. Quindi Camilla, potrai capire benissimo che l'online, il virtuale, non è proprio nelle corde, no? Non è in sintonia con quella che è la filosofia del centro Sarvas, però ci siamo adeguati. E considerato il momento così delicato e precario, il centro Sarvas quest'anno propone, oltre ai corsi di formazione triennali, propone alcuni corsi monotematici. Uno è un corso sul disegno del bambino e in questo corso andremo ad esplorare il linguaggio grafico-pittorico di un disegno. L'altro è un corso di scrittura creativa e qui per creatività intendo un viaggio di esplorazione delle proprie possibilità espressive. L'unico requisito che si chiede è quello di lasciarsi andare a scrivere. Allora, parlando con te al telefono prima della nostra intervista, ho scoperto che sei autrice di 3 testi: massaggio bioenergetico emozionale, hai fatto da prefazione al libro La connessione creativa di Natalie Rogers e il tuo ultimo lavoro è Praticare il perdono. Puoi farci una breve introduzione di quest'ultimo testo, Praticare il perdono? Il perdono è un atto intimo, riservato e silenzioso, come tutte le cose importanti. Non necessariamente occorre comunicare all'altro la volontà di perdonare o di aver perdonato. Il perdono in quanto tale è un atto personale, non ha bisogno di nessuna dichiarazione, di nessuna teatralità. Ha più valore quando non diventa un atto manifestato, perché il perdono è un processo di trasformazione interna, perché si passa dalla rabbia, si attraversa il dolore, per arrivare poi a rielaborare la ferita originaria. Questo processo, che io chiamerei alchemico, porta ad una evoluzione personale. Quindi è un atto di trasformazione. Un atto di trasformazione che porta anche ad una maturità della persona, a vedere le cose, il mondo, le persone da un'altra prospettiva. Un tipo di trasformazione è il perdono, che è una trasformazione interiore, da quel che ho capito. Sì, una trasformazione interiore. Non riguarda l'altro, riguarda la persona che deve perdonare. Esattamente, il perdono riguarda soprattutto chi deve perdonare. Cioè colui che sente il bisogno di perdonare, ma anche di perdonarsi, soprattutto. Quindi è un atto di trasformazione, perché la persona che intraprende la strada del perdono attraversa diverse tappe. Si parte dal vedere solo se stessi e la propria ferita, ci si pone inizialmente in una posizione di vittima egocentrica. Lentamente chi pratica il sentiero del perdono allarga gli orizzonti e include nella sua visione anche l'offensore, cioè lo riprende in considerazione come essere umano
E quindi non lo vede soltanto come un carnefice, ma inizia a vederlo come un essere limitato, come tutti noi. E quindi gli riconosce la fallibilità, senza però togliergli la sua dignità. E quindi quando la persona che pratica il perdono inizia a considerare i limiti umani dell'altro, e dunque anche la sua fragilità, l'offeso inizia ad uscire fuori dal guscio del suo dolore e a considerarsi parte di un insieme non propriamente perfetto. Pensi dunque che non ci siano persone cattive, ma solo limitate? Credo che ci siano persone infelici, troppo spesso frustrate, e questo porta a sfogare il proprio malessere sull'altro. Quando alla base c'è un malessere, l'individuo può diventare sgradevole. Ecco. Annika, come mai hai sentito l'esigenza di scrivere questo libro, proprio Praticare il perdono? Praticare il perdono è il frutto delle mie riflessioni personali, sulle mie ferite personali. E poi è anche il frutto di quelle che sono le mie osservazioni all'interno dell'attività di terapeuta. Le persone che iniziano una terapia o un percorso di evoluzione personale hanno tutte qualcosa da perdonarsi o da perdonare. Nei primi incontri queste persone di solito sono totalmente inconsapevoli che in realtà stanno iniziando la pratica del perdono, che stanno iniziando a perdonarsi per come si sono fatti trattare. Stanno iniziando a perdonarsi per aver creduto in un'illusione e a perdonarsi per aver provato tanta rabbia. E lentamente iniziano anche a perdonare l'offensore. Per riuscire a perdonare l'offensore, ecco, il perdono implica un grande lavoro empatico. Si riesce a perdonare l'offensore quando si riesce a mettersi nei suoi panni. Magari a vedere la stessa scena ma dall'altra parte. Quando si riesce a fare questo passaggio, quindi quando si riesce a mettersi nei panni dell'altro, inizia a cambiare tutto e si ritorna liberi, liberi dal dolore, liberi da un'immagine di noi che non ci appartiene. La terapia per me ruota molto intorno al tema del perdono. La terapia è un viaggio che si fa all'interno di sé e che lentamente ti riconnette non solo a te stesso, ma anche all'altro. So che stai lavorando anche a un altro libro. Sì, ma ora non vorrei svelare dei segreti. Dici solo di cosa parla. Posso accennare che è un libro che ha come tema la relazione di aiuto. Allora, Annika, con te ci risentiremo presto. Dunque, lascio brevemente i tuoi recapiti. Va bene. centrosarvas.it. Sì. Per scriverti l'indirizzo email è centrosarvas@centrosarvas.it. Il numero di telefono è 0522 697383. Ricorda ai nostri ascoltatori che quando riprenderanno le lezioni in presenza, il Centro Sarvas si trova anche a Bologna. Allora, Centro Sarvas in questo momento ha 3 sedi, una a Reggio Emilia, l'altra a Bologna e a Napoli. Perfetto, io ti ringrazio e ci risentiamo prestissimo. Grazie a te, Camilla, e a presto.